la salute mentale, così importante e così complicata. Complicata da cercare, complicata da capire. E quello che spesso la rende così complicata è che la stessa persona può sentirsi un giorno così e un giorno così. È così difficile uscirne quando la mente è dominata da ansia e paura. È così difficile da spiegare a chi ci circonda e a chi ci vuole bene. Ed è per questo che quando va male ci si sente davvero soli, a volte. È che sono stanca di sentirmi, cioè non mi piace la mia versione triste. In queste settimane l'ho sentita molto e non mi sembra a me, cioè non sono abituata a sentirmi così triste, senza fiducia per il futuro e molto appunto demotivata e sentirmi sola. Non lo so, ho un po' voglia che finisca questa fase. Io, come al solito, su questo canale parlo della mia vita, della mia esperienza ormai da quando ho 17 anni. E posso solo dire che questo 25esimo anno della mia vita è stato in assoluto il più pesante e tumultuoso. E l'ultimo mese, in particolare, mentre ero lì dal mio massimo a scrivere la tesi, a finire lo stage, c'è tutta una parte che non avete visto. Buongiorno. C'è bisogno forse di un attimo di momento un po' di heart to heart, in cui parliamo. Di come va? Non è stato un gran periodo. Non sento mai molte persone parlare delle difficoltà che porta con sé il periodo post-università, alla fine. È un momento molto strano e pieno di incertezze. Quindi vabbè, io vengo da settimane che sono state iper caotiche perché mi si è rotto il computer mentre stavo lavorando alla tesi e in tutto un casino incredibile. Però la sto facendo funzionare. Ho resuscitato il mio vecchio computer, ho perso delle clip, per fortuna non ho perso la tesi e quindi è ok. Però tutto questo per dire semplicemente che questa fase di vita è strana. La fine dell'università è un momento di dubbi, tante domande, tanti punti di domanda sul cosa succede adesso, come sarà la mia vita fra un anno, qual è il prossimo step, cosa faccio, dove mando i curriculum ora, cosa faccio. È un momento un po' in cui mi sento senza scopo, ora soprattutto che sto finendo la tesi, che è una cosa bellissima e questa cosa della laurea è stata grandissima e attesa per tanto tempo, però ora che sono quasi qui, non lo so, nelle ultime settimane mi sono sentita molto sola e appunto anche questo fa un po' parte di questa fase di vita. Le mie compagne di uni tendenzialmente lavorano e io invece faccio il lavoro da libera professionista, il che significa che passo tanto tempo da sola ed è un momento un po' solitario e un po' spaventoso e non lo so, tutto qua. Forse non pensavo che questo periodo di transizione tra l'università e il resto dopo 5 anni in cui sapevo esattamente cosa fare e ora arriva il momento del dopo in cui devo decidere qual è il prossimo step. Non pensavo che sarebbe stato così pieno di paure e incertezze. E non lo so, appunto mi sento un po' senza centro, mi sento un po' sola. E come al solito ci tengo molto ad essere sincera e a farvi sapere come sto. Come dico sempre, è molto importante sui social non lasciare che esista solo questa immagine tutta perfetta, incredibile, di persone super produttive che volano da un goal all'altro, prossimo obiettivo, e che non hanno mai degli attimi di tentennamento, di dubbi. Perché per me l'anno scorso è iniziato così, è iniziato con le idee molto chiare sul mio futuro, con me che stavo provando un'esperienza che avevo sognato per tanto tempo, quella della mia internship, e quindi quella era una fase di goals chiari, vai, buttati, mi sentivo motivata, felice, piena di fiducia per il futuro, speranza e curiosità. Queste due parti possono coesistere. Esiste in questa fase di vita sia magari il momento di motivazione e di entusiasmo, ma esistono anche degli attimi di dubbi, perché non lo so che cosa voglio fare da grande. Non lo so adesso che effettivamente questa laurea che sembrava tanto lontana è qui, non so adesso dove voglio mandarli questi curriculum, cosa voglio provare a fare. Ed è strano appunto questo momento di dubbi esistenziali, non pensavo si sarebbe tradotto in tanta solitudine, un po' perché appunto tutti stanno cambiando fase di vita e le compagne iniziano a lavorare e Alice si è trasferita lontana da Milano, quindi sento un po' ufficialmente la fine di quella vita da universitaria ed è dall'anno scorso che sto lottando un po' con questa sensazione dell'inizio della vera adulthood,
che per me ha portato con sé molti dubbi e molte paure. È una fase. So che passerà e questa è una tenda affrontabile, un po' meno spaventosa. Però tutto qua, è una fase sicuramente complicata di vita e di cui nessuno parla. Così. Non un periodo grandioso. Comunque, tutto questo per dire che in realtà sto cercando di gestirla in qualche modo, sto cercando di trovare degli strumenti per stare meglio, ma anche quelli non sempre funzionano, si prova. L'altra sera sono andata al cinema da sola e mi sono portata fuori per un appuntamento, galante con me stessa. È bello nei momenti di solitudine anche ricordarsi che a volte non siamo veramente bloccati come ci sembra e possiamo fare cose, possiamo uscire nel mondo. Soprattutto in un momento che sembra appunto un po' privo di scopo e privo di centro alle mie giornate. Ora che sto finendo la tesi ho più tempo libero, di fatto questo tempo libero a volte non so come riempirlo, non avendo un vero progetto che sto seguendo, mi sento un po' priva di centro. Sono stata per così tanti anni una studentessa universitaria e mi ero abituata a funzionare molto bene sotto pressione quando avevo tante cose da fare e dovevo studiare e intanto lavorare ai video. Ero riuscita a farla funzionare benissimo. Adesso che sento questo tipo di vuoto, non sta funzionando molto bene e quindi lo sto cercando di riempire un po'. E oggi ho prenotato una visita alla Pinacoteca di Brera. È uno di quei posti dove sono sempre voluta venire da quando vivo qua a Milano, però ho sempre detto no, non ho tempo, farò più avanti. Beh, ora è il momento. Oggi ho prenotato questa visita alla Pinacoteca, quindi vado a fare un giro in un museo, cerco di ricordarmi che è una fase come tante fasi di vita che ho affrontato e altri periodi di transizione che poi infatti mi hanno portato a situazioni di vita diverse. Questa è una fase molto di transizione, molto nuova, e però anche questa passerà e quindi cerco di godermi, anche se in questo momento forse preferirei essere più impegnata e avere un po' più di struttura alle mie giornate, di essere costretta a vedere persone magari appunto sul lavoro e non fare un lavoro tanto solitario. Cerco di non focalizzarmi sulle paure che questo porta con sé e il senso di solitudine che questo porta con sé, ma sul fatto che ho tempo libero e quindi magari ho più tempo per fare workouts che ho ripreso a fare e mi stanno aiutando tantissimo come sfogo, e che posso fare una cosa del genere, tipo prendermi una mattina infrasettimana e fare un giro qua a Milano. Cerco di godermi queste parti, non è sempre facile, però ci provo, e quindi ho deciso che oggi è una bella giornata, un life update un po' insolito. Ok, allora si va alla Pinacoteca di Brera. Andiamo a vedere un po' di opere d'arte. La magica tote bag parigina da museo. E ora andiamo a goderci questa giornata. Mini life update, scusate, un po' depresso. Non volevo darvi bad vibes. Volevo solo essere me stessa in un modo cristallino e vulnerabile. E come al solito, se questo ha fatto sentire anche solo uno di voi che magari è nella stessa fase di vita, un po' meno solo e più capito, io sono contenta. Questo è tutto. E non volevo passarvi un po' di vibes deprimenti. Volevo solo dire la verità su come sto. Però il 2023 è ancora lungo e ci sono tanti obiettivi da realizzare, c'è la laurea, ci sono tante cose bellissime, quindi quest'anno adesso lo risvoltiamo. Non so come si concluderà, ma so che voglio essere una me molto diversa, che si sente in modo molto diverso quando l'anno finisce. Quindi facciamo in modo di farlo succedere un giorno alla volta, anche se al momento non mi sembra che stia cambiando molto, di fare molto progresso. Lo so benissimo che adesso le cose cambieranno e devo concentrarmi su finire la tesi ufficialmente, la laurea, e poi mandare questi dannatissimi curriculum e capire cosa voglio fare nella vita. Tutto qua. È ok. Andiamo. Museum OOTD. Ok. Questo momento della mia vita mi sta facendo paura, perché la parola che lo caratterizza più di tutte è incertezza. E forse io non sono molto brava a gestire l'incertezza. Forse è quasi più facile quando ho mille cose da fare, gli obiettivi chiari e sono sì, magari stressata ed è tutto intenso e vorticoso, ma almeno non ho tempo per fermarmi a pensare e adesso. Leaves me here with nothing.
Nell'ultimo anno a volte tutto è sembrato così irreversibile e così fragile al tempo stesso. A 25 anni il mondo ti dice: beh, ma questa università l'hai finita, beh, ma quando ti laurei? Se ti laurei fuori corso sei un fallimento. Hai visto i tuoi coetanei? Hanno tutti le idee chiare, hanno tutti trovato la loro strada. Ma anche se ti laurei, quando ti laurei? Poi cosa succede? Io ho passato gli ultimi 5 anni a pensare che questa fosse la meta, l'obiettivo, quando invece è solo l'inizio. E quindi adesso ho altre pressioni. E quindi ora il mondo chiede: beh, e adesso? Cosa vuoi fare da grande? Decidi, non puoi mica fermarti ora. Muoviti, devi entrare subito nel mondo del lavoro, sei in ritardo, devi arricchire il curriculum, devi fare esperienze subito. Dai, 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 muoviti, veloce, rapido, vai. Cosa aspetti? Deciditi. E la verità è che molte cose in questo momento non le so. La verità è che vivo in una città lontana da casa, vivo da sola per la prima volta in vita mia. Tutto intorno a me sta cambiando e questo fa paura. Le mie compagne di università stanno iniziando a lavorare, è cambiata la mia routine, è cambiata la nostra vita quotidiana, che non è più fatta di studio insieme per gli esami, caffè al bar del campus, come è stato negli ultimi 5 anni. Sto finendo gli studi dopo che sono dentro a questo sistema dalle elementari e ora devo entrare nel mondo del lavoro, che un tempo significava seguire una strada dritta, chiara e fare quello per tutta la vita. Ora, incerto anche quello. E non c'è nessuno a dirmi cosa è giusto, cosa è meglio fare. Devo decidere io e solo io. E questo è il bello della società contemporanea, ma è anche quello che fa più paura. Ma dove vado? Cosa voglio fare? Qual è il lavoro che fa davvero per me? Da come tutti ne parlano, sembra che questa piccola ma enorme scelta possa influire in modo irreversibile su tutto il mio futuro. La verità è che forse per sentirmi meglio avrei bisogno di certezze. Certezze che sto cercando con tutte le mie forze, ma che in questo momento non posso avere. E quindi cerco di affrontare quest'ansia un giorno alla volta. Cerco di eliminare un po' di tutta questa gigantesca pressione che mi schiaccia. Cerco di non pensare e semplicemente di esistere. Cerco di godermi il qui e ora, senza paura. E a volte ci riesco, ma a volte no. A volte non ci riesco, ma continuo comunque a provarci, da sola. Altre volte ci provo e ci riesco. Altre volte mi ricordo che non sono davvero sola. Con una caccia di tanto. Come on.
insomma, questi 25 anni mi hanno fatto paura. A volte vorrei fare un fast forward alla Emma di 5 anni da adesso, la Emma trentenne, e sentirmi dire da lei che è tutto ok. Certo che ce l'hai fatta, certo che hai trovato la tua strada, certo che sei felice e soddisfatta di te stessa, certo che la tua decisione è stata la migliore possibile, quella giusta per te. Ma mi sa che non si può, perché la paura e l'incertezza un po' fanno parte di questo anno spaventoso e di questa nuova, eccitante, ma imprevedibile fase della mia vita. Questo nuovo capitolo che posso scrivere solo io. E quindi stop, repeat, respiro, respiro di nuovo e vado avanti, un giorno alla volta. E in questo momento l'unica certezza è che non mi sentirò per sempre così. L'unica certezza è che questo momento della mia vita è temporaneo, che in qualche modo, in qualche momento, presto, andrà meglio. E al momento questa certezza me la faccio bastare.